Ehi, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con New Super Mario Bros. U Deluxe. Vediamo quanto riesco a fare pena oggi. Siamo ancora a giungla gassata e dobbiamo addentrarci nella vera foresta. Let's go. Oh, wow, interessante. Ah, quello è il classico tratto di pennellata Van Gogh, carino. E andiamo quindi, labirinto della via perduta, questa è la casa dei Boo. E il fatto che si chiami labirinto e perduta insieme è una combinazione che non mi piace proprio. Ok. Le monete si spostano indicandomi la via da seguire. Quindi devo andare sopra, c'è qualche... Non c'è nessun blocco nascosto che mi aiuti ad andare sopra. Immagino che dovrò prendere le porte. E prendiamo le porte allora. Bene, iniziamo alla grande. Ok, questa è vera. Meno male. Mi stavo già preoccupando. Oddio, nuovo nemico questo. Ah, questo lo conosco, aiuto. Ah, meno male che posso sconfiggerlo col fuoco. Vai. Marrano, oddio, si casca, si casca. Ah, non si casca, beh. Io vado a caso comunque, non è che devo anche starvelo a dire. Ritorniamo all'entrata, va bene. Nessun danno allora. Ah, però forse c'era una moneta stella, sicuramente, da qualche parte lì. Quanto buio. Oh, Yoshi fa luce! Ehi, scusami. Ah, eccolo. Bene, bene, bene. Non so se mangia i topi, perché alcuni nemici non li mangia Yoshi, quindi vorrei evitare di perderlo. Ok, c'è un blocco P. Serve effettivamente a qualcosa blocco P? Non è che devo prendere tutte quante le monete. Buonanotte. Ah, se li mangia i topi, bene. Però devo stare attento perché non so se li mangia anche sullo scivolo. Quindi devo stare un pochino tranquillo. Ah, scappano. Ah, quindi la porta giusta era questa qua sopra. Ho capito, nice. È andata bene. Eh sì, era quella. Wow, devo andare sopra, non me l'aspettavo. Una scala che deve che devi fare per salire. Sul serio? Ok, abbiamo una piattaforma che si muove. Ah, la luce li allontana. Certo, non del tutto, però... Stupidaggine a parte, carina questa meccanica che si allontana dalla luce, perché effettivamente senza Yoshi è impossibile fare questa parte di livello, credo, eh. A meno che non è una stella. Però cade molto lentamente la piattaforma, quindi ci vuole un bel po' di tempo per arrivare in fondo. E quindi o fai arrivare i nemici. Ci vuole il tempo che ci vuole. Sì. E ora? Alla fine sono? Sono veramente alla fine? Ah! O ti prendi? Ecco. Eh sì! Wow! Questo sarà tosto da recuperare. Però vabbè, dai, si fa. E vabbè, questa è fatta. Si aprono due strade. Una che fa fare il giro e l'altra che mi porta direttamente a destinazione. Ma guarda, io ovviamente prendo quella che mi fa fare il giro prima, no? Tanto devo farle tutte, devo farle, non è che... Rovine sommerse. Oddio, no. Dimmi che non devo andare sott'acqua, ti prego. Non lo sopporterei un'altra volta. Oh cielo. Ok, non sembra per il momento, ma... Mai dubitare. Ok, no, non c'è niente qui. Controllo anche dietro per sicurezza, ma non c'è niente, possiamo andare. Qui abbiamo le statue Maori, che non sono proprio quelle, ma... più o meno. Ok, stiamo attenti. Bene. Oh, ci sono... Oh, eccolo qui. Ohi. Ma è così facile, te la mettono? Che strano, c'è qualche imbroglio, qualche ingarbugliamento, no? Va bene, lo accetto. Allora, sì, devo stare un po' attento a quello che combino però. Va bene, fatta. Sì, amico mio, va bene, non farmi dire parole.
distruggetevi a vicenda e via. Andiamo. Dentro il tubo, quindi ora è sott'acqua, immagino, vero? E ti pareva, senza luce poi. Però si vedono gli occhietti dei nemici lampeggiare. Oh, a coso! Ah, ma quello mi fa luce, eh? È amico, non è nemico. Vabbè. Devo stare attento allora a non fargli del male. Che però se si avvicina troppo mi sa che un po' di male me lo fa lui. Ah, devo stare attento qui. Io posso anche essere un po' reckless, magari. Sì, posso anche essere un po' reckless, ma sono troppo reckless. Devo stare un po' più attento, magari. Oh, ma dai, ma non, pensavo stessi belli. Che mi dai? Oh, un ghiaccio, perfetto, un fiore ghiaccio, ottimo. Le voglio quelle monete? Sì, le voglio. Ho deciso ora che le voglio. Va bene. È andata bene come prima parte, eh? Non male. Mi manca molto per essere un po' più esperto, ma... Allora, quel pesce non mi sembra che dà fastidio, quindi lo lascio stare, anzi, fa luce più che altro. E non mi vuole neanche mangiare. Beh, un nemico che non mi vuole morto è qualcosa di cui gioire, effettivamente, no? Lascio stare il fiore perché magari potrebbe servirmi più in là. Se perdo il power up. Vado lì e lo recupero. Madonna, sti fantasmini. Ah, ok. Ah, luce sia. Luce fu. Allora, la seconda stella. La seconda meta sta lì. Ok. Ah. Ok. Posso starci tranquillo. Ok, vai via pesce. Si tratta solo di attendere. Ecco il momento giusto. Perfetto, posso anche uscirci, no? Perfetto, va. Insomma, facile facile, dai. Dai che facciamo tutto quanto piano piano. Oddio. Ah, era perché era congelato. Bene. Meno male. Mi è servito come punto d'appoggio. Questa statua che fa rotola, perché mi guarda? No, non sembra che rotola. Qui c'è niente? No. Ok, allora. Ah, sono scivolato, mannaggia. Non posso tornare indietro, ovviamente. La terza moneta dov'è allora? Cioè, ho preso la seconda prima di uscire e non c'era la terza, perché era... Dovrebbe stare qui intorno allora. No, mi fa specie quando è palesemente in quel punto ma non la becchi. È questo che mi fa molta specie a volte. Vabbè, andiamo avanti. Eccolo qua, palude dipinta. Ah, forse questo è il livello dove c'è lo stile di Van Gogh. Sì, allora io so che... O meglio, da quello che ho capito studiando a scuola arte. Alle medie, solo alle medie l'ho fatta arte. Questo è il tipico tratto che usa Van Gogh per i suoi dipinti. E di Van Gogh non ne so molto perché io non è che ho un artista preferito per quanto riguarda quadri, dipinti e quant'altro. Però devo dire che il tratto di Van Gogh, ho fatto la cazzata, sì, forse è il più bel tratto di pittura che si possa avere per un dipinto quando si cerca qualcosa di diverso, ecco. È diverso, ecco, questo è l'effetto che mi fa quando guardo qualcosa dipinto da Van Gogh, è qualcosa di diverso. Si potrebbe dire di tutti quanti i quadri di altri artisti, però Van Gogh è l'unico che mi fa dire veramente ok, è bello, è diverso dalla massa, mi piace per quel motivo. Però ecco, non è che ne so molto più di una persona che vede un quadro e dice ok, è bello e basta. Non è che ne so molto di più, tranne quello costruito a scuola. Ah, Luigi, ah, vedi, mi fa parlare di Van Gogh e muoio. No, non prendo niente. Volevo prendere power up, ma preferisco prenderlo nel livello, che è meglio. Allora, qui c'è la seconda moneta. Che non prendo? Ma scusa, no. Non so se mi conviene perdere, tanto ho preso il checkpoint. Stavolta lo prendo, perché dai, su, il livello devo farlo in scioltezza a un certo punto. Ecco fatto. Ah, qui c'è qualcosa, ma chi la vuoi dare a bere, su? Ok, one appello, ci sta, siamo quasi a 100. Si può arrivare oltre 100 in questo gioco? Penso di sì.
Perché ho preso il fiore? Perché sono scemo? Perché ho questi momenti di idiozia? Devo scendere qui? Ok. No, 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 perché lo... no, non dovevo farlo. Oh, sì, posso farlo. No, perché non ho... Ah, non ho rimbalzato. Il mio cervello non computa tutto. Yes. Vabbè, quello rosso lo lascio stare, non è che mi interessa più di tanto. E qui devo andare, giusto? Ok, perfetto, ci siamo. Olè! Bello, guarda che bello. Ma... Davvero, davvero bello. E mi sa che ci siamo, giusto? Ehi! Oh no! No, la seconda moneta ho lasciato dietro! No, che sbaglio! Questa proprio è pessima! Ah, quanto mi odio in questo momento! Chi è qua? Fantasma formaggino facciamo? È il gioco delle tre carte, ma tutte e tre le carte fanno pena. Se vado di qua, no, se vado di là lo affronto, giusto? Quindi basta che prendo la stella e ho fatto. Ci sarà una stella in questo livello, no? Però il problema è che questi qua ti inseguono. Aspetta, fammi mettere qua, aspetta. Fammi prendere la stella e mo ti aggiusto io. Ma che cosa hai fatto? Ma la stella si è... Ma si è rotta la stella? Cioè, perché ci ha messo tempo a uscire, ma ci rendiamo conto di come il gioco si sta facendo beffe di me? Ma mo t'aggiusto io, aspetta. Dovrebbe funzionare, immagino, eh. Eh sì, funziona. Funziona, funziona, bene. Eccola qua. E allora? Sì, dai, io tanto tengo d'occhio solo quello giallo, tengo d'occhio. Vediamo un po' di riuscire a farlo. Qual è quello che... Oh mio Dio, mi sa... No, no, oddio, mi sono distratto un attimo. Vabbè, boh, prendo uno a caso. Oggi, ragazzi, proprio peggio degli altri giorni, eh. Peggio degli altri giorni oggi. Peggio degli altri giorni, niente da fare. Quando gira male, gira male. Quando deve andare male, la giornata va male. Certo, si tratta di un videogioco, per carità. Ma fa comunque fastidio. Va bene, andiamo avanti. Facciamo questo allora. Corsa sui tronchi. Quelli che girano per caso? Quelli che abbiamo già incontrato? Ah, ok. Ok, questa devo spiegarvela. Ero convinto ci fosse un tronco sotto. E no, non c'era. Questo è perché ho corso come un dannato verso la morte. Ok, ora con calma, con calma. Quando sono io quello che si uccide va bene, ma quando sono gli altri non va bene. Chiaro, no? E vabbè, ci potreste power up, ma no. Perché dare il contentino ad Andre Link? Facciamogli prendere l'oggetto che non gli serve. E qui non c'è. Invece qui cosa c'è? Ah, beh, mi sembra strano. Un tubo che ci porta? Ah, oh cielo. Tu ti aspetti che faccia questo livello? Va bene. Allora, il mindset è stato: spegni il cervello e fallo. Questo è stato il mio mindset per fare quella parte lì. Ora devo spegnere. Però il cervello deve stare spento fino a un certo punto. Ecco, infatti ci sta quasi per rimanerci. Povero Luigi. Oh, eccola. Scusami, questa come dovrei farla? Vabbè, niente. Quella dovrei farla con la tuta da scoiattolo. Giusto?
Allora, il power up starà sicuramente là sotto e io non lo voglio. No, no, non lo voglio, no, no. Ho deciso ora che non vale la pena. No, ma perché? Ma perché? Perché deve andare male? Va male se deve andare male. Basta, non ne voglio più sapere niente, basta. Mi limito a giocare, quello che prendo, prendo, quello che non prendo, non prendo, non voglio più saperne nulla. Sono arrivato a saturazione, amici miei, sono proprio a saturazione, basta. Quello che riesco a fare, riesco a fare, quello che non riesco a fare, non lo faccio. Andiamo avanti. Che bello. Vabbè, saltiamo qui che non posso perdere tempo con queste cose che soffia l'aria. E qui che abbiamo? Ok. Ripeto l'impresa di prima, non credo. Non penso di farcela. Ok. Vabbè, sì. Aria, eccomi qua, dai. Con la calma, però. Con la calma, ora. Va bene. Sì. Ok, vai. Piano, qui sopra Luigi, bravissimo. E ora puoi lanciarti di là. Oh, vedi, con la calma si fa tutto. Cribbio. Ecco. Bravo. Per il rotto della cuffia però mi ce l'hai fatta. Ah, ma si alza il passaggio volendo. Io invece devo fare tutto quanto per il content. E quindi la carica dei torci bruchi. Ok. Quindi devo affrontare tipo dei torci bruchi. Devo scappare? Non devo scappare, piano. Non devo scappare, devo stare attento a quello che faccio. Ok, oh, Natsuit, let's go! Oh no, si è arrabbiato! Ok. Va bene, vabbè, quello non lo prendo che tanto non penso mi serva, sarà una moneta o un altro power up. Quindi qui la Natsuit ti serve canonicamente parlare. Sapete qual è la verità? Che io saprei anche giocare. Ma sapete cos'è che mi manca per saper giocare bene? La pazienza. Nei videogiochi io non ho pazienza. Perché nella vita vera io sono uno che ha molta pazienza. Per farvi capire, per un taglio di capelli ho aspettato 2 ore. Questo per farvi capire quanto posso essere paziente. E però nei videogiochi no, forse nei videogiochi cerco il modo di riscattarmi dall'aver aspettato per tutta la vita, per avere troppa pazienza, quindi nei videogiochi non ce l'ho e cerco di fare tutto quanto il più velocemente possibile, forse. Non ne ho la più pallida idea. Fatto sta che non ho molta pazienza nei videogiochi. Oh, cavoli, allora questo serve. Con attenzione facciamolo. Devo prendere bene il tempo. Quando ritorna devo saltare, bene. Ok. Vabbè, questo si può fare facile, dai. Bene, molto bene. Ok, potrei usare di più, ma no, non ce n'è bisogno. Quindi qua dobbiamo andare in alto? Eh sì, ci stanno le piattaforme qui. Però qui riemerge, vero? Certo. Le monete indicano sempre la strada da seguire. Ok, questo prendiamolo. Oh, grande, ancora la ghianda! Wow! Allora, qui sicuramente risale il tato.
Il tatone, mi fido del tatone. Perfetto. Grande. Bello sto livello. Molto molto carino. Aspetta, mi fido di lui. Voglio fidarmi di lui. Allora, ho mancato la seconda moneta stella. Vabbè, ma nulla. Ottimo. Molto molto carino. Castello vulcanico di Iggy. Ah, siamo contro Iggy a sto giro. Oh cavoli, fammi indovinare. Qui sale la lava, sale. Ah no, si abbassa il livello, è diverso. Wow, oh. Ah, non l'ho toccata. Non l'ho toccata, invece sì, l'ho presa in pieno. Era un'onda più alta quella, forse. La calma c'era a questo giro. La calma c'è. Sembra che non c'è, ma la calma c'è. Guarda quanto sono calmo ora. Vedi, la pazienza è la virtù dei forti. Ma io sono scarso e quindi non ho pazienza. Ah, di tutti quanti i power up, quello più inutile. Sì, dici, vabbè, congeli Koopa. Di schede Koopa. No. No, amico mio, no. Non voglio congelarli. Perché mi serve qualcosa per volare sopra la lava. Oh, è one up. Qui si potrebbe fare? Ma no, ma da... Timato male prima, ma stavolta timo bene il tempo. E posso farlo. Ok, sembra che qui ci sia la possibilità. Ah, quindi ogni tot di onde posso provarci. Sì. Let's go. E andiamo. Dai che quando mi impegno ce la posso fare. Dai così allora, amico bello. Dai. Ora devo stare attento però. Non mi conveniva molto prenderlo ora. E infatti non mi conveniva per niente. Oh, invece ce l'ho fatta! Ok, c'è tutto il tempo, c'è tutto il tempo. Perfetto. Vediamo un po' qui. Abbiamo un Koopa, un Pau. Allora, boh. No, come lo prendo quello? Ah, c'è un altro tubo lì. Boh, posso provarci magari col... Non lo so. Vabbè, sì, me la sono giocata molto male. Potevo semplicemente congelarlo, salirci e... E poi il resto veniva da sé, certo. Però, vabbè, magari ci proverò un altro momento. Ma lo sto registrando. Meglio offline che non... Mentre si registra, a tutti i costi, perdendo molte, molte vite. Eccola là, infatti, ho perso il power up. E anche la vita. Buono! Top! Ah, eccolo dov'è il tubo, allora. No, voglio andare ad affrontare Iggy, dai, non... Lasciamo perdere, voglio affrontare il boss ora. Ridi tu, eh. Tu ridi perché sai, ma io non so. Vediamo un po' che cosa fa lui. Ha la bacchetta anche lui? Oioi, fa salire la lava, no, eh? Oddio! Ah, ci sono i tubi qui. Mi lancerà la tosse. Ok. Ah, il coso di lava! Oddio. Ah, che cavolo. Ma ti pare il caso, Iggy? Mi spunti alle spalle? Cioè, spunti da dove entri? Oh. Cioè, sì, dovevi uscire. Cioè, esci da dove entri. Vabbè, insomma.
Non va bene. Toh, acchiappate questa, magna. Quattro salti in padella. Anzi, tre, perché ne fa solo tre. Solo tre bastano. No, oddio, è stato velocissimo stavolta. Hai capito, Iggy Nazionale? È stato super veloce. Ciao. Siete doppi stavolta? Fate il doppio... Ok. No, Iggy... no, potevi uscire da là sotto. Facevamo prima, cioè la risolvevamo un po' prima, eh. No, te lo scordo. Stavolta qua me ne vado. Più facile. Eccolo qui. Allora, Iggy. Facciamo che... Hai rotto un po' i cosiddetti, eh? Bene. Oh, ma potevi cadere nella lava, era più poetico. I'm a winner, ma... insomma, con un po' di difficoltà siamo arrivati alla fine. Beh, direi che per oggi è fatta, mi sono abbastanza divertito, mi sono anche abbastanza arrabbiato e innervosito e ho dovuto mostrare molta più pazienza del solito. Amici, vi ringrazio per aver seguito il video e ci vediamo alla prossima. Ciao!